il bracconaggio ittico sul Po ha assunto nel corso del tempo, ed in particolare negli ultimi anni, una rilevanza sempre maggiore a causa dei ripetuti danni ambientali arrecati alla fauna ittica, all'ambiente fluviale, all'economia locale, oltre agli inevitabili problemi legati alla sicurezza collettiva e connessi ai sistemi di pesca illegali che vengono praticati sul fiume dalle organizzazioni criminali, che spesso si nascondono dietro questo fenomeno da contrastare quanto prima. Il bracconaggio praticamente esiste da sempre in misure sicuramente che erano estremamente contenibili. Poi possiamo parlare di un bracconaggio di stampo industriale che si è insediato nei nostri territori a provincia di Rovigo a partire dal 2012. Il bracconaggio in quest'area del grande fiume trova terreno fertile anche a causa della frammentazione amministrativa che lo caratterizza. Per esempio, i regolamenti stessi che dovrebbero disciplinare in modo equilibrato tra i territori l'attività di pesca si codificano invece con norme differenti da zona a zona, sia in Piemonte che in Lombardia, in Emilia-Romagna e Veneto. Ciò che ne consegue è che spesso, da una sponda all'altra del corso d'acqua, si presentano evidenti difformità normative che non solo rendono difficile intervenire per sanzionare possibili attività illecite, ma creano notevole confusione anche a chi pratica regolarmente la pesca sul fiume. Il fenomeno del bracconaggio non l'abbiamo gestito da soli, cioè istituzioni e volontari. È stato determinante la collaborazione con le forze dell'ordine, Corpo Forestale dello Stato, ovviamente Carabinieri, e Guardia di Finanza, che hanno capito sin da subito che dietro al fenomeno c'era qualcosa di più importante, c'era evasione, c'era elusione delle tasse, c'era un po' di tutto un sistema che ha fatto sì che la provincia di Rovigo, da provincia del bracconaggio, è diventata provincia modello alla lotta al bracconaggio. E quindi oggi possiamo dire, ma non molliamo sicuramente, che la lotta al bracconaggio è arrivata a un ottimo punto, ma non ci dobbiamo mollare, perché queste sono persone che scrupoli non hanno. Occorre ricordare che la pesca sportiva e ricreativa italiana è svolta oggi da circa 2,5 milioni di persone, con un introito che si stima superi 900 milioni di euro solo nelle regioni interessate dal bacino del fiume Po. Inoltre, un interesse in forte crescita è rappresentato dalla frequente presenza di gruppi di turisti stranieri, in particolare provenienti da Germania, Austria, Russia e Cecoslovacchia, che vengono sul grande fiume alla ricerca di nuove esperienze di pesca sportiva. Tutto questo scenario, da un lato, potrebbe generare un ulteriore sviluppo dell'economia locale in termini di servizi offerti e accoglienza turistica. Dall'altro, però, ha necessità assoluta di essere gestito nell'ambito di una governance unitaria e chiara per consentire maggiore equilibrio armonico nelle presenze e il mantenimento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale. Noi siamo coordinati come guardie dalla Polizia Provinciale, quindi sempre i nostri servizi vengono comunicati alla Polizia Provinciale e a quel punto da parte nostra inizia un'attività più che altro di presidio e monitoraggio del territorio. Manteniamo sempre sicuramente un profilo molto basso, molto contenuto, e il nostro compito principale è quello di raccogliere sul territorio, di osservare, di raccogliere sul territorio informazioni che poi dopo portiamo presso le sedi maggiormente competenti e presso sicuramente le strutture, le forze di polizia sicuramente maggiormente qualificate, insomma. Per mitigare il problema del bracconaggio stiamo facendo, insieme con le amministrazioni regionali all'interno della consulta della pesca, l'autorità di bacino è segreteria tecnica e sta proponendo una revisione dei regolamenti di pesca, quindi diventerà un regolamento unitario, faremo sparire una certa anarchia che c'è sui territori e introdurremo dei concetti proprio per andare a combattere il bracconaggio. A livello di asta del Po, l'autorità di bacino distrettuale coordina numerose attività strategiche che mirano costantemente alla valorizzazione del territorio e allo sviluppo ecocompatibile delle aree rivierasche. In particolare, attraverso la riserva MAB UNESCO Po Grande, si stanno promuovendo una serie di azioni rivolte ad una fruizione maggiormente sostenibile del fiume, alla tutela della fauna ittica autoctona, al contrasto al bracconaggio, alla valorizzazione dei servizi ecosistemici e dei corridoi ecologici lungo il Po.
Per l'autorità di bacino distrettuale, la disciplina della pesca lungo l'asta del fiume riveste dunque un carattere strategico anche rispetto al perseguimento delle finalità e degli obiettivi del piano di bacino, in particolare per quanto riguarda le misure legate alle aree protette e quelle specificatamente connesse alle azioni coordinate a livello di bacino per la gestione delle specie alloctone. La volontà di lavorare su scala di bacino del fiume, superando così disomogenei confini amministrativi, è in questa fase storica condivisa dalle stesse regioni e nel corso degli ultimi anni hanno lavorato attivamente insieme all'autorità distrettuale del fiume Po ad una serie di attività finalizzate ad una gestione più possibile e coordinata sui temi della pesca e antibracconaggio. A partire dal convegno pubblico del 30 settembre 2015, una pesca sostenibile per valorizzare il fiume Po, promosso nell'ambito di progetti europei, Life Barbie e soprattutto Life Conflupo, si sono susseguite una serie di intese che hanno riguardato come obiettivo una gestione sostenibile e unitaria della pesca per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po, 25 febbraio 2016. La costituzione della consulta interregionale per la gestione sostenibile e unitaria della pesca e della tutela del patrimonio ittico del fiume Po, consulta Pesca Po, 15 giugno 2017, fino al protocollo d'intesa triennale per il controllo della pesca illegale nel bacino del fiume Po, 29 giugno 2018, sottoscritto insieme anche alle prefetture di Bologna, Milano, Torino e Venezia. Si presenta quindi un duplice obiettivo per la consulta Pesca Po: realizzare una disciplina normativa unitaria in materia di pesca lungo l'asta del Po ed organizzare un sistema efficiente e condiviso di contrasto al bracconaggio ittico. I lavori di coordinamento all'interno della consulta proseguono attivamente. L'autorità di bacino distrettuale ha sottoposto alle regioni una proposta per armonizzare le normative sulla pesca che vedrà l'attivazione di un tavolo tecnico dedicato. Inoltre, insieme alle prefetture, si lavora con l'intento di creare un sistema coordinato in grado di coinvolgere nel controllo e monitoraggio delle attività illecite non solo le forze dell'ordine, a partire dall'Arma dei Carabinieri fino alla Polizia Provinciale, ma anche le associazioni locali, in quanto esperte conoscitrici del fiume e spesso dotate di mezzi e personale in grado di sorvegliare attivamente le aree di interesse.